Professore, anche a te dico come a tutti, sono tutti tuoi per 21 minuti. Grazie, grazie, molte grazie, benvenuti. Sono lieto di essere con voi e ringrazio anche per l'invito. Come voi vedete, io sono un vecchio professore. Insegno da molti anni alla Sapienza, questa grande università d'Italia, la più grande università in Italia, e negli ultimi anni sono stato, per così dire, consegnato alla politica universitaria, assumendo il ruolo di prorettore e da pochi giorni anche il ruolo di rettore di una nuova università telematica, perché è molto probabile che in futuro dovremmo comprendere che una parte dell'insegnamento avverrà a distanza. Quindi vi potrei raccontare molte cose sulla situazione delle università in Italia, oppure sulla relazione per alcuni versi più complicata con le nuove generazioni di studenti, oppure anche sulle ricerche che porto avanti. Voi sapete, i professori universitari sono affetti da un inconfessabile desiderio di immortalità e quindi continuano a scrivere, ma quindi non c'è bisogno, perché anch'io non mi sottraggo a questa caratteristica e quindi le cose che penso, che faccio, possono essere in qualche maniera lette. Oppure potrei parlarvi della formazione, del itinerario formativo per chi vuole fare il formatore, che da molti anni seguo. Però io spero che voi mi consentiate di mettere da parte questi argomenti, perché vorrei raccontarvi qualche cosa di me, qualche cosa della mia vita, partendo un po' dalle origini, nell'ipotesi che questo corrisponda anche allo spirito di 21 minuti. E quindi vorrei incominciare così, da dove vengo e quali sono gli ancoraggi che per me sono stati importanti. La storia incomincia a Salerno, stupenda città dell'Italia meridionale, dove nasce mio padre, il quale ha la sfortuna, all'età di 6 anni, di perdere il proprio papà. E possiamo immaginare la situazione all'inizio del secolo scorso: lui e il fratello, lui era il quinto di 6 fratelli, lui e il fratello più piccolo vengono inviati in un orfanotrofio, l'orfanotrofio di Salerno. In questo orfanotrofio il fondatore era amante della musica e quindi tutti gli orfanelli erano costretti a studiare musica, e così anche mio padre e suo fratello furono costretti a studiare musica. Mio padre il violino, suo fratello la viola. È una cosa singolare: da quell'orfanotrofio non sono usciti molti musicisti. La professione di mio padre è stata quella del musicista. Ovviamente io ho cercato di ricostruire con lui questa storia, che è una storia di dolore, di sofferenza, comprendendo che alle volte nella vita ci capitano delle cose alle quali noi non abbiamo contribuito, che vengono un po' dall'alto e che sembrano toglierci ogni energia, ma forse c'è la possibilità di rileggerle e di partire da questi elementi così dolorosi per costruire una nuova situazione, per darsi un nuovo progetto. Così mio padre lavora come musicista, anzi, a dire la verità, si diploma molto presto, ma voi sapete, non c'era il cinema sonoro, c'era solo il cinema muto. E così, rendendosi conto che a 15 anni diplomato in violino forse non era proprio questo capolavoro la formazione che aveva avuto, decide di suonare nei cinema di Salerno, il sottofondo musicale che allora si faceva, per guadagnare un po' di soldi che investe in lezioni da un bravissimo maestro a Napoli. E così va avanti fino che entra come appunto musicista al Teatro San Carlo, dove conosce mia madre, anche lei violinista. Quindi la musica è il secondo ancoraggio forte della mia vita.